Buongiorno, mi è stato portato un foglio di giornale dove un giornalista, mio collega, perché docente ordinario di esegesi biblica, anche lui, dice nel Vangelo il terremoto è teofania, non un castigo. Sapete quello che è successo? Allora, vediamo di motivare le cose, perché è inutile dire che questo domenicano ha sbagliato. È meglio capire il perché ha sbagliato. Allora, se fosse per davvero quel terremoto castigo dei peccati, la morte di Gesù sarebbe inutile. Durante la sua predicazione Gesù è stato chiarissimo. Lui è il Messia sofferente, lui è il servo di Yahweh. Compito del servo di Yahweh era pagare davanti a Dio tutti i peccati degli uomini. Secondo la logica dell'alleanza, chi sbaglia paga. Ed infatti, se noi dovessimo leggere il Pentateuco, nella parte finale di questo grande documento, che è il documento dell'alleanza dell'Antico Testamento, cioè nel Deuteronomio, noi troveremo le maledizioni che sono castighi per chi non osserva la legge dell'alleanza. Geremia riflette un momento e dice: è impossibile che un uomo con le sue sole capacità riesca ad adempiere totalmente l'alleanza. Quindi questa alleanza la consideriamo pedagogica. Ma il compito suo è finito e lui annuncia una nuova alleanza dove dopo il peccato non c'è il castigo del peccato, ma c'è solo il perdono. Lo dice proprio esplicitamente: tutti mi conosceranno perché io perdonerò il loro peccato. Naturalmente qui manca qualcosa perché in Oriente il male si espia con il sangue. Qualche decennio dopo, il Deutero Isaia parla di questa figura misteriosa del servo e dice: sì, è vero, l'annuncio di una nuova alleanza è autentica, è vera, solo che l'uomo non paga più per i suoi errori perché c'è un altro che paga al posto suo. E questo che paga al posto suo si chiama servo di Yahweh. Se voi leggete soprattutto il quarto karma del servo, è un po' lungo, e a cavallo di due capitoli, 52 versetto 13 e 53 fino al 12. Lì trovate spiegato come questa figura, profetizzata dal Deutero Isaia, sia colui sul quale ricadono i castighi di Dio per i peccati degli uomini. Lui si sobbarca la responsabilità di tutti i peccati degli uomini passati, presenti e futuri, e quindi Gesù sulla croce esaurisce i castighi di Dio per i peccati degli uomini. Dire dunque che il terremoto è castigo di Dio vuol dire che la morte di Gesù è qualcosa di incompleto. Quindi non c'è la redenzione nella morte di Cristo. Capite l'eresia che ha detto quell'uomo? Non ha detto una cosa di cattivo gusto soltanto, ma ha detto una cosa teologicamente sbagliatissima, perché quel tipo di ragionamento dice che la morte di Cristo non serve, che Cristo ha detto una balla quando dice che lui era il servo di Yahweh, quindi espiava per tutti, o che il Padre Eterno è bugiardo. Mi pare che comunque le cose siano brutte e grosse. Per questo motivo è giusto avere idee chiare e dire: quel santo uomo, per l'amor di Dio, lui avrà avuto le migliori intenzioni di questo mondo, ma ha detto una oscenità teologica. Non è possibile. E quindi il Vaticano ha fatto bene a intervenire, Radio Maria ha fatto bene a dire:
Chiudiamo qui. Più vecchio divento e più sono convinto che Wittgenstein aveva ragione. Di ciò che non si sa. Adesso capite perché quando mi parlano dei teologi dogmatici io alzo su sempre le orecchie. Va bene. Che poi il terremoto sia una profezia, io sono d'accordo con questo mio collega. E questo l'ho detto in tempi non sospetti. Voi fate una semplice riflessione, ma minimale. Pensate se tutti i soldi che noi abbiamo speso per gli armamenti li avessimo tutti dirottati per lo studio di questa potenza che la nostra terra possiede. Senz'altro non si possono fermare i terremoti, almeno per quanto ne sappiamo fino ad oggi. Però si poteva fare la ricerca per capire i segni premonitori, se c'è qualcosa che li annuncia, perché sapere questo significa salvare vite umane, tutte. Terremoto dice che forse noi uomini dovremmo riflettere un momentino sul valore della vita che viene sacrificato a favore di certe altre spese che potrebbero essere o annullate o ridimensionate a favore della ricerca scientifica. Bene. Come possiamo allora interpretare l'espressione completo nelle mie membra quello che manca alla passione di Cristo? Il dolore di gente, il dolore di bambini. Allora, per quanto riguarda la frase di Paolo, il discepolo cristiano è chiamato ad imitare Gesù Cristo, tanto da poter dire non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Paolo. Ciò che lui completa non è la passione oggettiva di Cristo, ma è quel Cristo che sta costruendo dentro di sé. È questo Cristo che lui sta completando con le sue sofferenze. Quindi non viene toccato il mistero del Calvario. Viene invece completato quella adeguamento di se stessi alla figura di Gesù, e siccome noi siamo brave persone ma la sofferenza non ci piace, la sofferenza che noi viviamo completa ciò che manca alla passione di Cristo che io sto vivendo. Per quanto riguarda invece il dolore dei bambini, qui dovremmo fare un corso di 8 incontri, perché anche dopo 8 incontri di riflessione in parte resterà un mistero, perché la sofferenza e il dolore restano sempre un mistero. Se è possibile, visto che io avrei una domanda un po'. Allora, quello schema dell'espiazione, a me sembra tanto uno schema ebraico, che io personalmente, ma penso anche di poter dire in modo occidentale, facciamo un po' fatica a recepire, perché qualcuno deve pagare? Noi non siamo... Perché quando tu rompi una lastra, l'altro può rimanere amico tuo, ma tu la lastra la devi pagare. Sì, ma di potente, ma non sei tu che metti le regole. Non so, questo bisogno di espiazione vorrei tradurlo in una maniera. Noi, sì, io capisco quello che tu dici e sono d'accordo. Il padre che si sente il figlio. Ecco. Se io scelgo un popolo come quello pordenonese, come devo operare la redenzione perché il popolo pordenonese lo capisca? Devo arrivare qui con 300 camion e rimorchio pieno di soldi e devo distribuirli a tutti, allora capiscono che io sono Dio che redime.
Chiaro il concetto? Se io mi... Io, modestia a parte, faccio parte di Dio, vero? Se io mi incarno in un popolo che si chiama popolo ebraico, devo parlare a quel popolo, perché se quel popolo capisce, poi gli apostoli predicano. Se non capiscono, nessuno predica. Ed è la cultura ebraica, la cultura semitica in genere, che ha questo principio. Se Gesù si fosse incarnato nel mondo romano, avrebbe sacrificato 100.000 tori, perché quella era la logica romana. Nell'ambito ebraico no. Nell'ambito ebraico ci sono delle premesse culturali teologiche per cui o lui faceva così o non aveva alternative. Non è dato, ma io questo lo capisco bene. Non riesco però a tradurre il mio schema mentale. È possibile? È possibile che tu non sia il centro dell'universo e quindi ti adegui allo schema mentale degli altri. Devo diventare ebrea? Sì. Sì. Paolo lo dice? Lo dice con chiarezza. Ma se io ne parlo agli altri questa cosa è difficilissima. E non ne parli? Perché i discepoli, quando cominciavano a fare il kerygma, non hanno mai parlato di espiazione, hanno semplicemente detto è morto ed è risorto. E lì c'è il rebus, che uno muoia e che uno risorga. Non hanno mai cominciato a parlare col criterio dell'espiazione. L'espiazione è una riflessione teologica, è una didache, che la Chiesa fa un bel pezzo dopo che è avvenuto il mistero pasquale è un bel pezzo dopo che i cristiani sono diventati cristiani. Se noi studiamo l'evoluzione del pensiero della Chiesa primitiva, il primo pensiero è questo. È un obbrobrio che quel tizio che si chiama Gesù di Nazareth sia morto così. È tutto fallito. Questa è la prima tappa. La seconda tappa, invece, è stata questa. Se non moriva così, non poteva risorgere. Se Gesù fosse morto di vecchiaia, sarebbe stata tutt'altra cosa la faccenda. Poi sono arrivate alla terza tappa e hanno cominciato a dire ma lui questo lo aveva previsto. E cominciano a ricordare tutte le profezie che Gesù aveva fatto sulla sua morte. Non solo le tre famose profezie, ma poi ci sono molte altre. Per esempio, non so, nessuno mai tocca la profezia in cui Gesù dice guardate che un profeta non può morire che a Gerusalemme. Oppure, guardate che io camminerò per 3 giorni e il 3° giorno finirò il mio cammino. Sono tutte allusioni a ciò che accadrà. E allora hanno cominciato a dire bene, quella morte che è oscena, senza della quale non sarebbe risorto, però è una morte che lui ha profetizzato. E quindi quella morte è un adempimento delle sue profezie. Non c'è espiazione per il momento. Poi c'è una quarta tappa, dove loro, partendo dalle profezie di Gesù, sono passati alle profezie dell'Antico Testamento. Ed è qui che nasce la riflessione sulla espiazione. Sulla quarta tappa teologica. Poi ce n'è una quinta, che è quella fatta da Giovanni, il quale dice nel cammino di Gesù verso il Padre, la croce è il primo gradino che lui fa, perché viene staccato da terra. E allora la croce è l'inizio della gloria di Gesù Cristo. Quindi noi davanti alla croce non abbiamo solo la terza interpretazione, abbiamo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Se noi ci fermiamo alla sola espiazione, beh, siamo un po' miserabili a livello teologico. Però c'è anche questo e può creare, giustamente, difficoltà per la nostra mentalità. Non a caso, quando Gesù parla coi discepoli di Emmaus, che come noi non capivano quello che era accaduto, era un assurdo, qual è il rimprovero che Gesù fa? Tanto incomincia con stolti e tardi di cuore, che per me è qui. E poi
la lezione sua e, cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro in tutte le scritture. Ma la stessa cosa la ripete a Gerusalemme la sera stessa, quando i discepoli sono tutti lì al cenacolo, Gesù si manifesta, prendono paura perché pensano che sia un fantasma, lui mangia del pesce per dimostrare che non lo è, e poi la prima cosa che dice è questa. Queste erano le cose che vi dicevo quando ero ancora con voi. E cominciando da Mosè, dai profeti, dai salmi, spiego loro in tutte le scritture. È impressionante. Non solo noi occidentali facciamo fatica a capire, ma anche loro ebrei facevano fatica a capire. E Gesù fornisce a queste persone l'Antico Testamento per capire. Quella era la chiave. Quando uno sbaglia, paga. Perché facciamo le assicurazioni? Perché se facciamo scioc con la macchina, i danni bisogna pagarli. Non a Dio, noi non paghiamo niente a Dio. Dio non ha bisogno di noi. Ma pensate il danno che un prete fa o un cristiano fa quando non si comporta da prete e da cristiano. Quando c'è stata l'epidemia dei preti pedofili, tutti i preti ne hanno risentito, anche quelli che si comportano bene. I cristiani oggi non hanno più il senso del pudore, perché se un deputato che è battezzato ruba, diciamo la classe politica, è un cristiano. Se uno uccide sua moglie, diciamo è uno psicopatico, d'accordo, ma guardate che è un cristiano. Noi non pensiamo mai così. Quindi non è detto che il nostro modo occidentale di pensare sia il migliore. E non pensiamo mai che il male va riparato, non per lui, ma per questo danno sociale che una volta si chiamava con tanti nomi, uno dei quali era scandalo. Noi facciamo del male. Pensate alle generazioni più giovani che vengono su e vedono noi adulti comportarci in un certo modo. È un male che va riparato e a noi non ci interessa proprio un bel niente. Quindi non facciamo della nostra cultura il centro a cui tutto deve convergere. Dobbiamo imparare a transculturare, questo sì. Ma transculturare non significa mettere al centro la nostra cultura lasciandola intatta. Perché quando io metto un po' di nero dentro a un secchio di pittura bianca, li cambio colore? E quindi quando faccio una transculturazione, cambio colore alla cultura di arrivo. E noi facciamo una fatica da morire a capire questo, perché vorremmo che la nostra cultura resti intatta. Non può? Non può. 2000 anni di storia in Occidente hanno parlato così. E fino ad oggi, parlando attraverso queste tappe, l'Occidente ha capito. Oggi non capisce più. Che cosa si cambia, la fonte o il recipiente? Se io cambio la fonte, non è detto che mi venga fuori più acqua. È meglio cambiare il recipiente. Non sono problemi facili, quello che ha posto la Franca è un problema enorme. Però quei quattro neuroni che abbiamo in testa è giusto che li adoperiamo. Quando Paolo passa dal mondo semitico al mondo greco, parlerà di apolitrosis, un primo tentativo, dove Paolo dice: noi
siamo diventati schiavi del peccato e di Satana. Cristo ci ha comperati e poi ci ha firmato il documento di libertà. Questo processo giuridico del mondo greco-romano si chiamava apolitrosis. E Paolo adopera questo concetto invece che il concetto di espiazione. Ma è lo stesso. C'è qualcuno che paga. Noi facciamo un mucchio di fatica oggi a sbagliare e a pagare, perché la colpa è sempre degli altri e io non pago niente. È una mentalità, la nostra, difficile da accostare, perché non è sempre giusta. Per questo dicevo, poniamo il problema, ma teniamo presente questi vari aspetti. Metterli insieme tutti, io non sono capace. Se fossi capace sarei un genio come Tommaso d'Aquino e la faccia da genio proprio non ce l'ho. Se c'è qualcuno di voi che ce la fa a mettere insieme tutto quanto, sarei felicissimo. Bene.